Partiamo con l'analisi di Money in the Bank 2020, un pay-per-view che sulla carta secondo me potrebbe rivelarsi un ottimo evento, purtroppo contornato dall'assenza di pubblico che influirà sulla valutazione finale. Inoltre per il momento ci sono solamente 6 match annunciati, di cui 2 saranno insieme, ovvero i 2 Money in the Bank. Aspettate, mi è arrivata una telefonata direttamente da Stanford. Nel kick-off ci saranno Jeff Hardy contro Cesaro e MVP contro R-Truth. Per quale motivo? Non ne ho idea, visto che hai il titolo degli Stati Uniti fermo, il titolo di coppia di Raw fermo, Jeff Hardy contro Sheamus già scritto e non so perché non l'abbiano già proposto qui. Vabbè, dettagli. Ma anche gli Street Profits contro i Vichinghi. Cioè, i Vichinghi hanno vinto pulito durante l'ultima puntata di Raw. Dagli una shot al pay-per-view? No, vabbè, mettiamo questi 2 match di contorno. Non voglio neanche analizzarli. Partiamo dal kick-off. R-Truth batterà MVP, Jeff Hardy batterà Cesaro. Però da quest'ultimo match mi aspetto qualcosa di carino, di figo. Dipende dal minutaggio. Bayley contro Tamina. Se vince Tamina, mi deprimo, ma veramente tanto. Perché durante l'ultima puntata di SmackDown, nel tag team match tra Bayley e Sasha Banks contro Lacey Evans e Tamina, veramente il cringe ha percorso tutto il mio corpo e mi ha abbracciato come un caldo maglione di lana con il dolce vita. Infatti queste due non si trovano sul ring, Tamina è oggettivamente penosa, non capisco il motivo del suo push e spero che grazie alla boss, la ex abbraccia tutti, difenda e mantenga la sua cintura. E magari facciamo partire questa faida tra le due amichette, no? Vogliamo aspettare ancora un po'? Vabbè. Fatal 4-Way Tag Team Match per i titoli di SmackDown, i New Day contro i Forgotten Sons, contro John Morrison e The Miz, contro i Lucha House Party. Questi team hanno messo in piedi qualcosa di incredibile durante l'ultimo episodio dello Show Blue che mi ha divertito tantissimo e che ho analizzato in live insieme a voi su Twitch. Ovviamente, se non l'avessi già detto, live di Money in the Bank su Twitch, live reaction, sarò live, quante volte sto dicendo live, da mezzanotte circa, dal kick off insomma, e lo guarderemo insieme. Comunque, grazie anche ai Lucha House Party, nell'ultima puntata di SmackDown mi sono veramente divertito a guardare questo tag team match, spettacolo puro. Chissà che non riescano a riproporre qualcosa di ugualmente figo, se non addirittura superiore, e non vedo l'ora di vederlo. Sono molto curioso, penso che difenderanno i titoli quelli del New Day, soprattutto perché arrivano da 2 sconfitte nelle ultime 2 puntate di Friday Night SmackDown. Non dico che sarà il match della serata, perché sia Jeff Hardy Cesaro sia McIntyre Seth Rollins mi intrigano molto e secondo me sono questi 2 papabili incontri of the night. Parliamo dei Money in the Bank, di questa caciara, di questo ammasso di carne da macello nel palazzo della WWE, nella Titan Tower, dove 6 donzelle e 6 maschietti si scasseranno per strappare le 2 valigette in cima all'edificio sul tetto del quartier generale della World Wrestling Entertainment. L'unica cosa certa è che Otis strapperà quella femminile per darla a Mandy Rose. No, non è vero, non è neanche nel match Mandy Rose. Speriamo che non succeda veramente, perché sennò è triste. A parte gli scherzi, i miei favoriti per il match maschile sono Styles e Aleister Black. Altri non vedo come potrebbero vincere. Rey Mysterio è in scadenza di contratto, quindi o è il contentino di fine carriera WWE oppure è lì per prendere un po' di mazzate e fare qualche spot divertente. Otis, dai, no? Poi ha detto che li incasserebbe per i titoli di coppia. Corbin sarebbe molto bene con una valigetta, mentre Daniel Bryan non ne ha assolutamente bisogno, non avrebbe niente da dire con un Money in the Bank contract. Mentre per quanto riguarda quello femminile, tra Asuka, Carmella, Dana Brooke, Lacey Evans, Nia Jax e Shayna Baszler, l'unica papabile e credibile vincitrice mi sembra Shayna Baszler, anche se è un Money in the Bank match. Potrebbe sgraffignarla qualcuno a caso, indi per cui chiunque potrebbe vincerlo, ma tra queste mi sembra l'unica sensata, perché se vince Nia Jax, aiuto. Pensate, vince Nia Jax in Money in the Bank e Tamina il titolo femminile. E in quel caso mi strappo l'unghia degli alluci con un tronchesino e ci gioco a frisbee col mio cane. No, oggettivamente la mia favorita è Shayna, a seguire c'è Asuka e poi forse Lacey Evans, ma lei, Dana Brooke e Carmella mi sembrano le meno probabili. Match per il titolo WWE tra Drew McIntyre e Seth Rollins. In molti mi state dando Seth Rollins come favorito, soprattutto perché arriva da una sconfitta a WrestleMania, quindi cambio di personaggio, è il messia, è elevato sopra tutti, però perde sempre. Ma non credo andrà a vincere il titolo, anzi secondo me perderà per un'interferenza di Buddy Murphy, il suo discepolo, involontaria ovviamente, che però potrebbe lanciare la faida tra discepolo e salvatore della patria, anzi dell'universo, visto che è il messia. Vabbè, soprattutto per il promo che ha tenuto l'australiano nell'ultima puntata di Raw, ovvero quando ai microfoni ha detto che vuole arrivare allo status del messia, se non superarlo, e questo potrebbe stuzzicare l'ego dell'ex architetto. Match per il titolo
universale. Braun Strowman contro Bray Wyatt. Sono molto ma molto curioso di vedere questa contesa, perché non so come la svilupperanno, non penso sarà una roba tipo Firefly Funhouse Match, perché non è stata annunciata, al contrario di quello con John Cena, ma sicuramente sarà molto psicologica. Secondo me la presenza di Bray Wyatt, oltre a essere logica, perché la storia tra Bray Wyatt e Braun Strowman, The Fiend, non c'entra nulla. C'è il passato da pecora nera del mostro tra gli uomini, c'è la voglia di riscavarlo fuori dal cervello, dal cassetto dei ricordi, da parte del Tonio Cartogno malvagio, di Milo Carogna e non Milo Cotogna. Quindi mi intriga molto, però vedo un finale discusso, perché potrebbe essere un doppio count out, una squalifica, insomma qualcosa per proteggere entrambi. Non penso che Strowman vada a squasciare Bray Wyatt e non penso che Wyatt vada a vincere facilmente contro Strowman, ma tutto è possibile quando deve tornare Roman Reigns per rubare il titolo a The Fiend. Dipende da Vince McMahon. Quindi non vedo l'ora di gustarmi questo pay per view e di godercelo insieme in live su Twitch a partire da mezzanotte. Grazie per essere passati dal vostro Certify 2, è tutto, e noi come al solito ci sentiamo ad un prossimo video o in live sul sito Viola. Ciao.